Buongiorno ragazzi, continuano ad arrivarmi richieste su consigli di carte che stanno bene insieme, esempi e altri esempi di costruzione mazzi. Addirittura mi chiedono come gestisci te la partita. Come gestisco la partita? O come si fa a costruire la partita a seconda, come si fa a costruire il mazzo a seconda di come si vuole gestire la partita. Non è così semplice da rispondere. Intanto inizio, diciamo così, dalle carte che stanno bene insieme. Poi ognuno è libero di non rispettare questi canoni e di testare per conto suo, se effettivamente quello che ho detto è vero oppure no. Allora, nella costruzione di un mazzo, come abbiamo visto, dobbiamo cercare di aiutare il campione a compiere la sua missione. Alcuni campioni, a parte che la compiano un po' per conto suo, diciamo così, alcuni campioni tipo Calma. Sei illuminato, quando arrivi a livello 10, lei compie la sua missione, quindi non ci sono carte per aiutare Calma a fare la sua missione. Quando arrivi a livello 10, fai la sua missione. No, Thresh. Ho visto 6 unità a morire e conta anche quelle nemiche. Quindi, molto semplicemente, vuole vedere morire unità per fare la missione. Se proprio, proprio vogliamo accompagnarlo e aiutare molto velocemente Thresh a fare la sua missione, potremmo anche decidere di accompagnarlo con unità effimere. Quindi potrebbe anche stare bene insieme al suo compagno di legione, Hecarim, che Hecarim crea unità effimere. Quando attacca, crea unità effimere e si sviluppa per quante unità effimere ha visto attaccare. L'effimero a fine turno, che con l'attacco sia andato bene o che con l'attacco sia andato male, si autodistrugge. Quindi potremmo mettere Thresh e Hecarim come carte che stanno bene insieme. Stanno bene insieme, come abbiamo visto, Vladimir e Braum, perché uno infligge danni, l'altro le vuole ricevere.
Brown dice: sono sopravvissuto a 10 danni. E Vladimir, per ogni altro alleato attaccante, infliggi uno e infliggi uno al Nexus nemico. Quindi quella persona accanto a sé che sopravvivono ai danni e che potrà aggiungere al suo attacco bonus dei punti danni al Nexus. Lucian, sicuramente con Lucian ci sta bene Senna. Poi attacco rapido. Poi deve vedere morire, a parte se non vede morire Senna, deve vedere morire 4 unità per aumentare il suo livello. Quindi Lucian è a livello, viene chiamato a livello 2. Se vogliamo essere più incisivi con un Lucian, cerchiamo di accompagnarlo con unità piccole, piccole nel senso di costo basso e non troppo troppo forti. Ora Lucian è damasciano, quindi sicuramente sì. Mettiamo un Lucian nel mazzo, sicuramente la regione Damascia verrà inclusa. Insieme a Lucian ti vedrai apparire tutte queste carte. Carte protettive non necessariamente servono, possono servire a Lucian stesso per rimanere in vita. Lucian è una carta campione, quindi ci interesserà più viva che morta. E come vedete ce n'è tante di costo bassino che comunque fanno il suo. Già queste tre sono abbastanza buone. Il mazzo Lucian, lui acquisisce sfidante se dopo di lui viene chiamato un altro alleato, lui acquisisce sfidante e con uno strumento sfidante aiuti Lucian ad aggredire il Nexus. Abbiamo visto che Lucian ha sviluppato a attacco doppio, quindi se avrebbe libero il Nexus, infligge doppi danni al Nexus. Quindi avere strumenti di sfidante insieme a Lucian può risultare incisivo per la sua abilità di attacco doppio, in maniera che libero Lucian gli libero l'attacco, gli prendo le unità con gli strumenti sfidante e gli libero a Lucian l'attacco al Nexus, se ho naturalmente maggioranza numerica. Questi sono tutti i consigli che mi sento di dare, poi ognuno è libero di interpretare come vuole. Ad esempio, un Ezreal, allora, lui colpisce il Nexus e crea un colpo mistico. Normalmente lo vuole fare per. E questo colpo mistico che crea, tra virgolette, dobbiamo, non necessariamente, però per sviluppare la sua abilità, dobbiamo mirare le unità nemiche.
con quel colpo mistico. Per almeno 8 volte. Ora non esiste solo il colpo mistico per andare a bersagliare le carte nemiche. Esistono altri incantesimi, quindi Ezreal andrà bene d'accordo con incantesimi che bersaglieranno il nemico. Ora, se riesco a fare un filtrino, eccoci qua. Ad esempio, questo spende il mana che hai disponibile per infliggere danni a un nemico per quanto mana te hai speso. E questo bersaglia un nemico. Poi comunque ce n'è tanti altri. Questo bersaglia un nemico. 3 danni a un bersaglio. Questo ci crea un incantesimo casuale di costo 6. Ci può creare degli incantesimi che ci servono per bersagliare. Questo bersaglia 2 nemici, non uno, ma ben 2 nemici bersaglia. Potrebbe bersagliare anche il Nexus, però se ci sono più di un'unità presente, puoi tranquillamente mirare 2 unità e di conseguenza velocizzare lo sviluppo della missione di Ezreal. C'è addirittura questo che infligge a 3 bersagli differenti dei danni, quindi sono tutti incantesimi che stanno bene con Ezreal. E poi comunque sia ti possono dare tanto una mano, perché questo infliggi 3 al primo nemico, infliggi 2 al secondo nemico, infliggi 1 al terzo nemico. Ti può dare tanto una mano questo. Ti può togliere 3 unità nemiche in un colpo solo. Ezreal va d'accordo con gli incantesimi, diciamo così, che bersagliano non tutti gli incantesimi, ma con gli incantesimi che bersagliano per sviluppare la sua missione. Una volta che ha sviluppato la sua missione, Ezreal vedrà utilizzare anche altri tipi di incantesimi. E per ogni incantesimo che vede e utilizza, infliggerà 2 danni diretti al Nexus automatici con questo. Per ogni incantesimo che vede. Quindi si intuisce che voglia abbastanza incantesimi. Una maniera per aiutarlo ad avere abbastanza incantesimi può essere calma. Calma, perché calma? Perché a fine del turno crea un incantesimo casuale nella sua mano. Quindi ci crea carte incantesimo in più rispetto a quelle che abbiamo già. E può essere una grande mano di un grande strumento che ci crea altri incantesimi. Per di più, calma, quando è illuminata, raddoppia ogni incantesimo, lo raddoppia, lo fa per 2 volte. Quindi Ezreal e calma messi insieme, cosa succede? Ezreal vede apparire il primo incantesimo e infligge 2 danni diretti al Nexus.
Calma se lo raddoppia, quindi Azrael vede due incantesimi e infligge automaticamente 4 danni al Nexus per ogni incantesimo che vede. Un altro campione che sta bene con gli incantesimi è Edminger, perché lui vuole lanciare un incantesimo per evocare le sue torrette. Non lui stesso vuole lanciare un incantesimo, vuole che lanci un incantesimo per evocare le torrette. Ma capite anche voi, se avete un Edelminger in un mazzo che non esiste, un incantesimo praticamente Edelminger diventa inutile perché non creerà le sue torrette e di conseguenza non farà quello che deve fare, diventa una carta quasi inutile. Quindi anche Edelminger e Karma stanno insieme. Addirittura possiamo decidere di mettere Ezreal, Edelminger e Karma tutti insieme in un mazzo. Quindi andrò a mettere due Ezreal, due Edelminger e due di Karma, tutti insieme in un mazzo che stanno particolarmente bene insieme. Due campioni che due carte campioni che mi sento di dire che stanno bene insieme sono Shen che dà la barriera e Fiora che deve uccidere i nemici con così, diciamo, poca energia. In tutto ne deve uccidere 4 con così poca energia, quindi deve essere protetta da strumenti come barriera, come incantesimi che rafforzano l'energia. Insomma, più è protetta e più andrà vicina alla sua missione. Lutz è un'altra che vuole spendere 6 di mana per arrivare a fare la sua missione. E per ogni 6 di mana che spenderai, andrà poi ad attivare la scintilla finale. Quindi è un altro campione che sta bene con incantesimi. Di costo 6 e di costo più basso, quindi lui con Lux ci sta bene perché ultimo respiro crea nella mano un incantesimo di costo 6 di una regione diversa da Damascia. Ora, noi che sia di una regione diversa da Damascia non ci interessa molto, ma ci interessa che crei un incantesimo di costo 6. Quindi con una Lux che vuole spendere 6 di mana per aumentare di livello ci può stare particolarmente bene. E con Lux come carta campione ci può andare bene sempre Karma, ci sta molto bene. Lux non è una carta fortissima in campo. Quindi volendo la possiamo proteggere, cercare di proteggere con uno Shen. Quindi sempre strumenti di protezione. E visto che andremo a utilizzare strumenti di protezione per Fiora, quindi anche incantesimi,
Questo si chiama contrattacco di Fiora, perché se hai un'altra Fiora oltre a quella che hai in campo, hai un'altra Fiora in mano, ti vedrai apparire questo al posto di una Fiora, e quando andrai a utilizzare questo incantesimo al posto di utilizzare la seconda Fiora, potrai utilizzare questo incantesimo. Questo incantesimo andrà a mescolare una fiora nel tuo mazzo. Quindi avrai di nuovo fiora disponibile, però non sai precisamente dove nel tuo mazzo. E così vale per tutti i campioni. L'incantesimo del campione c'è per tutti i campioni. Quando andrai a utilizzare al posto del secondo campione il suo incantesimo, andrai a mescolare il campione stesso di nuovo nel mazzo. Yasuo è un campione che vuole carte particolarissime, cioè particolari nel mazzo. Lui vuole vedere, stordire o richiamare il nemico. E per richiamare puoi anche richiamare l'alleato. Stordire, stordisci il nemico e richiami, puoi richiamare il nemico, ma anche l'alleato, e lui conterà entrambi. Mazzo Yasuo è molto particolare. Poi, semmai, andremo a vedere come si può costruire un mazzo Yasuo. Continuo con degli abbinamenti. Abbiamo già visto che Ashe come campione vuole congelare. Di conseguenza, insieme ad Ashe andranno bene tutte le carte che congelano. Le carte che congelano abbiamo già visto che basta fare una ricerca con le carte che congelano, e sicuramente in un mazzo Ashe, come vedete, ci viene già consigliato dalla ricerca, ci sta bene anche una Nivea in un mazzo Ashe. Diventa essenziale una carta come lei in un mazzo Ashe. Ma in un mazzo Ashe possiamo utilizzare anche altre carte che sfruttano le abilità del ghiaccio, diciamo così. Allora, un attimo nel Fjord, eccoci qua. Ad esempio, una carta come questa: quando colpisco un'unità con 0 potere, ucciderla. Questa l'abbiamo già vista come carta particolare, e questa è una carta che in un mazzo Ashe ci sta particolarmente bene, perché in un mazzo Ashe andrò prevalentemente a congelare le carte del nemico, e con carte come questa che sfrutteranno maggiormente il congelamento, ci vado a nozze.
E poi niente, ci possiamo mettere altre carte che rafforzano il mazzo. E non so cos'è successo, non so cos'è successo, ragazzi. Scusate per l'interruzione. Sta sempre registrando, quindi va tutto abbastanza bene. Ritorniamo subito al gioco. Eccoci qua. Scusate per l'interruzione, rieccoci qua. E comunque mi è stato chiesto di far notare anche le carte campioni che non stanno bene insieme. Io vi ho detto più o meno quelle che stanno bene insieme, quindi se vi vedete mazzi tipo Ezreal, Edminger e Kalma, dateci un'attenzione in più perché sicuramente filano molto bene quei mazzi. Naturalmente dipende anche dalla costruzione del mazzo, ma le tre carte campioni abbinate insieme, se escano, possono fare molto molto male. E anche mazzi come Lux, Fiora Shen, Lux Karma, Mazzo Karen, diciamo, è un mazzo che possiamo andare a vedere tutta la famiglia Elite. Quindi andremo proprio a selezionare Elite. E questa è un'ottima famiglia. Io vi posso dire così, questa è un'ottima famiglia. Ottima famiglia di carte che messe tutte insieme possano veramente gestite un attimo bene, possano veramente essere molto molto decisive. Vedete, sono tutte carte che appartengono alla famiglia Elite, 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 Elite. Questa è la famiglia per ora presente più numerosa, con più carte presenti. Forse la seconda famiglia abbastanza numerosa è la famiglia dei ragni, anche questa è abbastanza numerosa come famiglia, ma non è numerosa come quella Elite. Poi ci sono altre famiglie tipo gli Yeti. Piccole famiglie che in un mazzo possono andare a completare un mazzo. Queste piccole famiglie, dici, non so come completare un mazzo, mi mancano 1, 2, 3, 4, 5. 5 carte, perché no? Vado a implementare, ho fatto un mazzo Feyord. Vado a implementare la famiglia degli Yeti. Perché no? Ecco, e così ci aiutiamo a completare un mazzo. Magari abbiamo messo asce con degli strumenti di congela. Vedete anche voi, lui congela, quindi aiuta asce, per di più è Yeti.
Quindi in un mazzo asce ci può andare anche la famiglia degli Jedi. Perché no? Sto facendo vedere un po' di tutto, in maniera che abbiate più strumenti per fare i vostri mazzi. Andiamo ai campioni che vanno un po' in disaccordo, diciamo così. E a me mi viene da dire, come disaccordo primario, ho una Jinx. E lei vuole la mia mano vuota, vuole che sia la mia mano vuota. Jinx non va d'accordo con queste carte, con carte che o ti fanno pescare altre carte, o ti fanno evocare altre carte, o ti creano altre carte. Con tutte queste carte che aiutano a rifornire la tua mano, Jinx non va molto d'accordo. Di conseguenza, come campioni con cui mi sento di dire che non va d'accordo, è calma, calma, ogni finiturno mi andrà a creare una carta in più e quindi per Jinx sarà più complicato avere la mano vuota. Anche Jinx e Mingyue non vanno molto d'accordo perché Mingyue per ogni incantesimo non vanno tanto d'accordo, ma insomma, diciamo così, siamo al limite dell'accordo qua. Jinx con Mingyue siamo un po' al limite. Possono anche avere uno strumento di abbinamento perché Jinx, se ha la mano vuota, creerà questo che aiuterà Edminger a creare una torretta. Quindi siamo un po' al limite, dai. È anche vero che Edminger, come incantesimo Edminger, viene fuori questo che ci fa pescare tre carte e ci fa ridurre il costo di quelle tre carte successive. Quindi con Jinx avere tre carte in più da utilizzare sicuramente ci andrà a ritardare la missione di Jinx. E quindi pensiamoci bene, prima di metterle insieme, pensiamoci bene. Poi a vedere. Katarina è un campione molto particolare. Katarina in realtà, diciamo, potrebbe stare bene quasi ovunque. L'unica cosa di Katarina da gestire bene è il fatto che ogni volta che attacca si autorichiama, quindi dai attacca. E ti va direttamente in mano e poi devi spendere ogni volta 4 di mana per rimetterla a campo, per riattaccare e per rivedertela sparire. Quindi è un'unità che te spendi 4 di mana, ma non hai l'unità in campo. E quello l'ho gestito molto bene come cosa.
Io personalmente mi sono trovato in difficoltà a gestire questa cosa perché sì, ti dà la possibilità di riattaccare con le altre unità, ti dà la possibilità di riattaccare e in situazioni di vantaggio può essere determinante. Ma lei ci fa spendere sempre 4 di mana da trasformare e ci dà un sempre sì, magari con quell'attacco ci leva anche un'unità, però risulta essere un po' difficile da gestire. Quindi ci serve un mazzo dove non utilizziamo tanto mana per evocare carte in campo. Serve un mazzo rapido, quindi con unità Katarina e del Noxus. L'altro giorno non vedevo il Noxus perché praticamente, ieri non vedevo il Noxus perché praticamente c'era la mia finestrina sopra il Noxus. Eccoci. Ora ho messo il Noxus. Caterina è nel Noxus, quindi Caterina vuole attaccare. Quindi tutte carte che costano poco e hanno un buon attacco. Io questa non può difendere, ma Caterina vuole attaccare. Quindi queste carte ci stanno abbastanza bene. Queste che vanno a infliggere danni diretti al Nexus ci aiutano a demolire il nemico più velocemente. Tutte queste che hanno un costo relativamente basso del Noxus e attaccano come questa. Un attacco molto alto a un costo relativamente basso per un attacco 5. Ecco una Katarina che viene chiamata più volte ci può far comodo una carta del genere. Perché con questa carta possiamo solo attaccare. Con Katarina ci diamo la possibilità di attaccare più volte. E ecco che allora, gestiamo un po' meglio la cosa. Poi, se è necessario, ci implementiamo qualcosa di costo più alto, ma con Katarina che vuole sempre 4 di mana per essere evocata e per attaccare. Non esageriamo con le carte di costo alto. Andiamo più a vedere l'essenziale in attacco, come possiamo essere più devastanti, più veloci possibile. Questa ogni volta che attacca infligge uno al Nexus, quindi ci può far comodo. E questa quando sopravvive a danni infligge 2 danni al Nexus, ci può far comodo. Questa ogni volta che attacca fornisce più di uno a tutte le unità attaccanti, ci può far comodo. E incantesimi di costo basso, questa ci fa molto comodo. E come ultimo respiro, fra l'altro, infligge 2 danni al Nexus, quindi che muore o meno fa danni al Nexus.
Lei, ad esempio, con Casalina ci può stare molto bene, al costo 2, 5 di attacco, 1 di salute e sfidante, ma se lei la sguinzagliamo, a caso via libera, sono 5 punti di attacco che arrivano diretti al Nexus e ha un costo 2, un costo veramente basso per un attacco di 5. Questa, se vede altri alleati del Noxus, mi conferisci più 2 di attacco, quindi anche questa avrà 5 di attacco. E avrà costo 2 e salute 2 e diventa un mazzo molto devastante in breve tempo. Mentre con Draven ci vanno ad esempio altre carte. Lui va con Draven, il mazzo Draven, super fan di Draven. Molto intuibile, però magari uno non ci fa caso. Lui, quando chiami lui che costa uno, quindi andremo a metterne più copie possibili, più copie abbiamo, più ne mettiamo, però più di tre non ne possiamo mettere, quindi al massimo ne andiamo a posizionare tre nel nostro mazzo e lui ci può capitare all'inizio. E fa questa abilità quando vengo evocato, sposta Draven in cima al tuo mazzo. Semplice. Se Draven non ti è uscito fra le prime carte, magari ti è uscito lui che costa uno, andrai a evocare lui e saprai che la prossima carta del mazzo sarà Draven. Ovunque si trovava Draven è stato spostato in cima al tuo mazzo e sarà la tua prossima. Basta, poi andiamo a completare il mazzo come preferiamo, ma il mazzo vedete, automaticamente ci danno degli incantesimi con quei campioni là. Questo è l'incantesimo che ci viene se abbiamo un altro Draven in campo e eventualmente ci viene un altro Draven in mano, è l'incantesimo che ci viene, ma questo incantesimo esiste proprio come incantesimo, eccolo qua. E quindi con il mazzo Draven implementare incantesimi di questo tipo fanno molto comodo come per tutti gli altri campioni, hanno i suoi incantesimi, trasfusione di Vladimir e c'è trasfusione come incantesimo. Darius è un altro campione di quelli che vuole danni al Nexus. Quindi anche lui andremo a rivedere le unità che fanno danni al Nexus, unità sopraffare che ci aiutano sicuramente a fare danni al Nexus. E quando evochiamo Draven Darius che viene a livello 6, molto probabilmente siamo già riusciti a trasformarlo perché il Nexus nemico magari ha già raggiunto 10 punti di salute o meno. E quindi siamo già riusciti a trasformarlo grazie a unità ad altre unità sopraffare. Quindi andrò a vedere magari senza Noxus tutte le regioni. Andrò a vedere sopraffare.
Come vedete, ci viene dato diverse unità, la maggior parte fanno parte del Noxus e del Feyord, e a posto così. Insomma, per oggi vi ho detto più o meno le carte che stanno bene insieme, qualche carta campione che non sta bene insieme, ad esempio con Hecarim non stanno bene insieme le carte vive, Hecarim vuole gli effimeri e quindi andrò a vedere gli effimeri. Più effimeri abbiamo insieme ad Ekrem, più lo aiutiamo a fare la sua missione. Ragazzi, per oggi è tutto e vi saluto alla prossima lezione, che andremo a vedere altre costruzioni di altri mazzi, tipo come un mazzo Yasuo, come andarlo a costruire. Ciao ragazzi, alla prossima!